attivo la registrazione. 2 settimane che manco essenzialmente da Age of Empires. Il mondo va fuori di te. Arca mignotta. Fermi. Fermi, osserviamolo con il programma incredibile. Attenzione, programma. Vorrei, per piacere. Grazie, programma. Allora, 2 settimane che manco da Age of Empires e il mondo è andato assolutissimamente fuori di schiena. È andato fuori di schiena perché mi avete chiesto dove Age. Non vi preoccupate. Preoccupate. Arriva, ritorna e dulcis in fundo tornerà anche un torneo di Age. Lo stiamo di nuovo organizzando per questa settimana che volevamo farlo. Va un attimino a ravanne per questioni varie ed eventuali. Non vi preoccupate, sappiate che gli eventi qua su eSport, qua su Twitch, non si bloccheranno di certo. Non si bloccheranno di certo all'improvviso. E se così fosse, sarete ampiamente avvertiti. Allora, partita molto intensa. Uno di voi, il nostro Niho, ci ha dato questo gameplay. E io sono curiosissimo, ragazzi. Me ne avete mandati tanti in 2 settimane che non l'ho fatto. No, vabbè, una sola volta abbiamo mancato, una sola volta abbiamo mancato, ma vi è mancato tanto. E sono davvero contento che Nio, Peppino e molti altri mi hanno inviato i loro replay. Per cui, se vi capita un game incredibilmente, mostruosamente astronomico, allora è il caso di appunto inviarlo. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo visto un bellissimo torneo Wololo. L'unico in Italia a portarvi tutto il torneo Wololo, visto direttamente da loro, visto nella sua interezza. E devo essere sincero, mi è piaciuto molto, come evento è stato bello, ci siamo tutti divertiti tantissimo. Followate il canale perché ovviamente non solo il torneo Wololo, ma anche altri tornei, ma soprattutto altre partite arriveranno qui sul canale. Attenzione, io continuo a guardare il rosso. Sto celebrimbor qua. Serg Bonchester. Orca mignotta, che razza di nome. Contro Nio, contro il nostro Nio, che ringrazio tantissimo. Allora, l'Academy di Monesi sta andando davvero molto bene, ne parlo perché in molti mi stanno facendo vedere i loro progressi, sono andati, ogni tanto entro nel loro Discord, ogni tanto entro, vedo che cosa stanno facendo ed è davvero un gruppo che sta crescendo bene e anche voi player state crescendo bene grazie all'Academy, grazie alla collaborazione di Age of Empires Italia. E un po' grazie anche al sottoscritto. Diciamo che stiamo vedendo persone, player che nel loro piccolo intimo stanno imparando a utilizzare Chili e quindi stanno iniziando, guardate, anche solo la posizione, anche solo dove ci si mette a prendere, anche solo prendiamo una seconda falegnameria, anche solo cerchiamo di tenerci un po' più riparati. Insomma, avete capito, nell'ordine generale, l'Arabia, che è una di quelle mappe dove la logica e i processi mentali, no, vanno un attimino, devono essere un attimino più filanti del solito, noto che molti di voi stanno ampiamente migliorando. Scusatemi ragazzi, io credo di avere il naso che sta, eccola, ma io appla. Benvenuto a todos, Natalie Red, bentornati a tutti. Oggi abbiamo tantissimi replay da parte vostra, il primo che ci stiamo godendo, olè, è proprio quello di Nathaniele, detto anche Niho.
ti chiamo Neo, come quello di Matrix. Mi hai scritto game molto intenso e per ora, guarda, io ho solo per ora decantato bene cosa stai facendo, come lo stai facendo. In sé per sé il game è appena appena iniziato, stiamo ancora iniziando a vedere un attimino il tutto, ma in un'ottica così generale vedo che da questo punto di vista abbiamo sicuramente molto più ordine, molto più processi, diciamo ordine sono processi mentali, ordine vuol dire che sai cosa devi fare, ordine vuol dire che vediamo dove andiamo, perché lo facciamo. Attenzione, primo gruppo in arrivo. Primo gruppo in arrivo. Siamo un attimino in ritardo con la con l'utilizzo. E attenzione, io ti stavo decantando, ma forse ti ho decantato troppo. Ti ho decantato un pochettino tanto, perché dal punto di vista militare in questo preciso momento sei molto, molto, molto squarnito. Attenzione, qui vedo già 4 più 2, 7 unità militari. Un gabbiano e un falco girano per la mappa. Ok, vedo che girano molto questi player a destra e a sinistra. Bravissimo, lasci il pertugio, lasci in modo tale che digli vieni, vieni, vieni. Si trovano assolutissimamente spaesati, perché in questo preciso momento non hanno la possibilità di fare poi così tanto, o iniziano a rompere le scatole, scusate, mi stavo per dire balle, un attimino alle tue costruzioni, oppure, amico mio, non faranno niente, a parte rompere un attimino le scatole così. Attenzione, qualche abitante del villaggio un po' messo male, bravissimo a lasciare le case chop chop cioccate così, con queste vedrai che nessuno passa. Due cavalieri in produzione. E la cavalleria dà già un assaggio della sua incredibile, monumentale potenza. Trek, butta giù il castello, molto bene. Mi piace il tuo ordine, la tua pulizia nel modo di fare. Davvero è qualcosa che apprezzo tantissimo. Sì, 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 giù. Tante care cose, Sergio Bonchester. Tante care cose, tante care cose, tante care cose. Dall'altra parte, creazione terzo centro città. Ci si chiude in maniera aggressiva, compulsiva, dal punto di vista della falegnameria. Ed ora è il momento del nostro Nathaniele di arrivare e provare ad attaccare. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Una cosa è certa, dal punto di vista centrale siamo messi davvero molto, 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 molto ben protetti. Attenzione! Si inizia a sviluppare la forgiatura. Dall'altra parte è importante un importante esercito, molto numeroso, ma la qualità e la quantità sono due cose completamente differenti. Un abitante del villaggio ucciso. Entra dentro, niente, il centro città fa un attimino quello che deve fare. Si piazza immediatamente Sir Bonchester. Un castello, anche lui ha protezione non proprio... Oh no! Sono entrati. Stai facendo... ecco, 3, 5, 5, 2, ragazzi, questo numero, 6, 2, 7, 2, 8, 3. Questi sono i numeri del kill e death per l'eco, inteso come abitanti del villaggio. E indica essenzialmente, ragazzi, qualcosina. Secondo centro città, anche per il nostro Neo, che in questo preciso momento si ritrova 50 abitanti del villaggio contro 50 abitanti del villaggio, una parità quasi assoluta, anche se il punteggio regala ben 400 punti di canto. Cosa ti sta regalando? 400 punti di canto, 400 punti di scarto, che adesso sì, 400 punti di scarto. I don't understand.
Ma ci saranno delle motivazioni, motivazioni che forse scopriremo o forse non scopriremo mai. Ah, gatto! Buonasera, buonasera a todos. Centro città molto lontano da tutti e da chiunque. Quarto centro città per il nostro Nio. Oh my gosh, tanto... forse non ti conveniva metterlo qui? O qui? Non lo so, non lo so, non lo so. Scopriremo solamente vivendo cosa si vuole fare. In questo preciso momento i nostri cavalli, i cavalli a disposizione di Nathaniele sono ben 8. Però dall'altra parte, attenzione, i conquistadores. Mamma mia ragazzi, non avevamo visto, scusate, spagnoli contro Khmer, ok? Va bene. Ne abbiamo tanti, non ti preoccupare gatto. Mettiamo tutti in una bella ordine. Finalmente sono riuscito a mettere ordine cronologico a tutte le vostre richieste, perché credetemi, state diventando tantissimi e io adoro davvero tanto sguazzare nei vostri replay. Adoro davvero tanto sguazzare nei vostri replay, perché vuol dire che vi divertite, perché vuol dire che imparate, vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. E a proposito, adesso che siamo di più in live, vi voglio ringraziare anche per il torneo Wololo, ok? Grazie mille, siamo stati un bel numero, ci siamo divertiti, l'abbiamo visto tutto. Ci sono stati dei momenti un po' morti, voglio essere sincero, ma... non ci soffermiamo su quello. È stato un bellissimo evento. Il canale è riuscito a portarsi di nuovo a casa la seconda volta il torneo Wololo. E credetemi, non sarà l'unico torneo, come ho già detto all'inizio di questa live, ma ci saranno anche i tornei personali. Bello nel senso giocato male male. E vabbè, ho capito. Molto bello, mi piace che adesso Nio si sposta immediatamente dall'altra parte per andare... Beh, forse non avrei fatto la falegnameria, ma poco cambia. Mi piace davvero tanto che vada un'altra parte, lascia e non prosciuga del tutto queste piccole The Forest. Trovo che sia una tattica ingegnosa. In questo caso è giusto prosciugarla, in questo caso... per evitare di creare buchi per Tugi. Ottimo anche questa procedura. Nio, dimmi... Nathaniele, dimmi gentilmente, che rank sei? Che elo sei? Se ranki o non ranki? Perché il tuo gameplay è... arca mignota. No, non è arca mignota, eh. È... non è... is not bad at all. Is not bad at all. Is not bad at all. All. Anche se vedo un aumento preoccupante e spreoccupante a livello del legname, non vorrei mai che le proporzioni iniziassero un attimino a perdersi. Per te no, vedo che stai facendo un mercato, probabilmente adesso andremo a venderlo, oppure no? Poche unità militari, bello mio. Quindi la mia domanda è: dove cazzo vuoi andare? Nel senso modico, del termine. Doca, loro ne ha tanti. 17 conquistadores. Vediamo se sono upgradati. Questi fanno male. Questi fanno male. Sì. Stavo appunto per dire spagnoli Khmer. Gli spagnoli, se li lasci prendere un attimino così il sopravvento, so, mamma mia ragazzi, non respiro, so piezegore, entrano, meno male riescono a far entrare abitanti del villaggio. Ci si apre altri piccoli pertugi in mezzo. Molto bene, anche il tuo avversario senza ombra di dubbio tiene bene le distanze, sa quali sono le distanze. Bezel, Zefiro, buonasera signori. Attenzione, troppi pochi uomini, troppi malridotti. Mamma mia, ho un cavallo e un cavaliere, giacciono insieme. E non solo loro. E non solo loro, guardate la vita. Guardate la vita che va,
che sfugge proprio. Buonasera, buonasera, buonasera a todos. Momento aggressivo. Oh, ma io questo non l'avevo visto, questo castello. Oh, si tirano fuori anche gli elefanti con balista in questo preciso momento. La domanda è, questi sono tanti, questi sono grossi, questi sono aggressivi. Come vogliamo tirarceli via dalle cojones? Per ora non li tocchiamo. Difficili questi. Questi sono cavalli, si muovono, la fanteria è buona, ma rischiano di essere fucilati molto forte. Insomma, sono gentaglia forte. Bella lì, dagli giù. Ok, non è proprio il counter giusto, giusto che avrei utilizzato. E infatti non l'avrei utilizzato. E Berserk ci regala l'abbonamento. Grazie mille, Berserk. Grazie mille. Scusa se non c'è ancora niente, ma OBS non mi funziona ancora correttamente. Grazie mille del Prime. Thank you, thank you, thank you, thank you very mucca. Dove sono finiti i porco issere? Eccoli qua. La mia domanda è, cosa vorrà fare il nostro beneamato Neo in questo preciso momento? Con questi elefanti non riuscirà di certo a fare i grandi danni. Non riuscirà a fare i grandi danni. La mia domanda è quindi, quale altro... No, settimana scorsa siamo stati in relax, Zefiro. Mi sono ritrovato ciucco, abbastanza ciucco. Scusatemi ragazzi, lunedì scorso ce la siamo presi di relax, anche perché abbiamo fatto 7 ore di stream. Ehi, un altro castello. 7 ore di stream per il torneo Wololo. E ci siamo. Sì, sì, bene, il giorno dopo in hangover pazzesco. In hangover pazzesco. Però relativamente mi sono divertito, mi sono riposato e siamo tutti tranquilli. Un altro castello, attenzione, mio, l'uomo dei castelli, l'uomo dei drop vicini, guardate questo triangolo delle Bermuda, se tutti qua entrano più il castello e tutto quanto, a voglia. Sì, Berserk, sta giocando Nathaniele, sì, è proprio lui. Sono curioso di vedere qual è la sua strategia, oltre a scagazzare fuori un quantitativo enorme. Altro castello, rompilo, eccolo qua. Ma arrivano i trabucchi, ragazzi, siamo nelle temperiale. Era logico vedere i trabucchi. Abbiamo ben 6 scuderie che ogni tanto regalano degli elefanti. Secondo me un gruppo di elefanti fatto bene, una bella decina, dodicina di elefanti, secondo me, e gli spacchi il culo. Vai, 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 voglio essere aggressivo, voglio essere fedele, vai. Resta fedele, resta fedele. Quanti sono? Sì, sì, sì. Si usa questo enorme ammasso di carne. Vai, vai, è il momento di attaccare. Attacca, attacca, attacca. Vai che hai 11 elefanti. Cavolo, doppio trabucco. Si va di chimica per il nostro Neo. Un altro trabucco da questa parte. E quindi altri castelli in assoluto. Che miseria, avete proprio sdrumato questa zona. Alloggiamenti, alloggiamenti, alloggiamenti. Vendersi alloggiamenti.
Dagli giù. Non all'alabardiere, non all'alabardiere. No, piccolo ulifante, corri. Mamma mia, che culo. Però senza niente che lo curi. Adesso me lo mandi in attacco dall'altra parte. C'è il rischio. C'è il danno. Lui ha tanti alabardieri. Lui è il counter giusto per te. Lui ti conosce. Ah, è il primo castello. Ci regala il secondo castello. Va giù. 140 abitanti contro 72 abitanti. Mi chiede e mi domanda. Ma insomma, i Khmer fanno degli elefanti la loro arma più forte. Certo che lui sta utilizzando quello che deve contro di te. Non la vedo benissimo. Attenzione, il gatto. Subito il gatto nero. Lo chiameremo il gatto porta sfiga. Forse truppe non utilizzate al meglio delle loro possibilità, o forse unità non ben amalgamate tra di loro. Vediamo cosa vuole fare con tutti questi alloggiamenti. Ne vedo davvero tanti. Si va a fare lo sviluppo della picca. Sì, lo sta arando di quasi 2000 punti, eh. È vero, hai perfettamente ragione. Ma ha perso anche tante truppe. E sta vincendo anche per via del fatto che ha una macro incredibile. Ma nel complesso, questo enorme gruppo fa danni. Fa davvero danni. Fa danni disastrosi. Fa davvero tantissimi danni. E continua a falciarteli così. E non ti è tanto sotto, eh? E un pochetto qua, ha voluto fare un po' di brasaola di elefante, indubbiamente. Ecco, la chiameremo così questa partita, brasaola di elefante. Hai fatto tanti alloggiamenti, mi sto chiedendo che cosa vorrai scagazzare. La cosa certa è che con la tua economia e con tutti questi elefanti che hai mandato un po' così alla Colabrodovia, hai mangiato tantissime risorse. Tantissime risorse. Adesso ne hai tanti, eh. Adesso ne hai grossi. Adesso sono pelosi. Mamma mia, se sono pelosi. Sì, è fatto bene. Qua la sicurezza ci sta. I trabucchi. Non vedo più niente. Chi c'era qua? Chi c'era? Chi c'era, boys and girls? Chi c'era? Distrutti, arati, falciati. Un gruppo falciato in 3 secondi. Vai, vai, vai. Orca mignotta, come vai, 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 vai. Aia, aia, aia il trabucco. Aia gli elefanti. Ah beh, lui, ma comunque il tuo avversario, cioè vede un trabucco, attacca solo il trabucco, eh. Dice, voglio il trabucco. Mamma mia, che velocità che vanno. Mamma mia. Ragazzi, ma fanno così? E vanno giù? Minchia. E arrivano i macellai. Certo che tu con questi elefanti ne fai di danno. Però se non ti volti, amico mio, rischi di fare un'altra brasaola. Aia. Trabucchi. Ah no, trabucchi rossi.
Ai. Ragazzi, guardate come vanno giù questi elefanti. Guardate come vanno giù. Maria. Maria Marcello della Vegna. Yazvedo pure. E non sei riuscito a buttarlo giù. E lui ti ha fatto... Oh, Mariottide. Sì, poteva dargli il GG rosso. Certamente dal punto di vista economico il nostro Nio è messo, è messo molto meglio ovviamente, ma finché continua ad avere queste truppe lui può resistere. Finché ha queste truppe lui continua a resistere. Arrivano il gruppo. Massacrume, che massacrume. Mamma mia, che massacrume. Ma sono le unità giuste, Bezel, è poco. Guarda, guarda la vita. E che è stato ampiamente distrutto il rosso ed è messo malino. Aia. Qua li ha messi. Ok. Ariete d'assedio, bellissimi. E va giù. Dimmi che va giù questo castello. Dimmi che va giù questo castello. 150-40. Andato giù. Ma cazzo, mancava davvero poco. Mancava davvero poco. No ragazzi, mancava davvero poco. 5 secondi in più e quel castello sarebbe stato ancora lì, sicuro. Sono curioso di vedere dove andremo a parare, ragazzi, perché in questo preciso momento è chiaro che il game è fatto, ma dall'altra parte Sergo Bonchester dice: non sono stanco dalla brasaula. Ok, sono tanti, 35 alabardieri. E adesso ti viene sotto e te ne fa fuori un po'. Insomma. kill a 167, ma secondo me, per come è messo, lui sta facendo un pochetto meglio. Senza essere offensivo, ovviamente. È tutto un pensiero, tutta un'analisi, tutta una valutazione. Ovviamente vedo che stringe bene i denti, soffre. Adesso ci mettiamo a fare 6 tiri con l'arco. Vabbè. Ho completamente sbagliato. Diciamo che era il caso di cambiare strat, ecco. Non ho sbagliato né giusto. Stai vincendo, ok? Però lui con meno ha fatto leggermente meglio, ok? Avrà anche perso, ok? Ma non perdere così tanto. Vedi che il punteggio è tornato su. Guarda le kill che ti ha rifilato lui, 175 e tu 231. Diciamo quello che vuoi, 233 è maggiore di 175, ma il modo in cui lui ti rifila queste kill sono davvero molto più intense, secondo me, come battosta.
Inoltre tu, secondo me, stai giocando bene dal punto di vista economico, eh? Ti stai allargando molto bene, hai trovato le risorse in maniera efficace, giochi acquattato e molto vicino castello su castello. Indubbiamente è una strat un po' difficile da affrontare se non sei in età imperiale e o non ha molte armi d'assedio. Il castello sta facendo i danni, ma lui, guarda che ti ha quasi raggiunto di punteggio. E giù un altro castello. Ora anche tu ti sei convertito ad altri tipi di unità, ussaro e fanteria leggera. Buono. Certo è che ci servirebbe qualcosina, ci serve un aggiornamento della fanteria leggera forse? Dai de corpo, dai de stanco, dai la sua rassunta. Elefanti non ne fai più, eppure hai l'economia per poterteli permettere. Non tanti, forse, ma gli elefanti te li puoi permettere. Ok, adesso inizia ad attaccare a destra e a sinistra, inizia ad attaccare la parte economica. Molto bene, vedi che l'avversario non suona neanche la campanellina, se ne accorge con leggermente di difficoltà. Ed eccolo qui, un altro grandissimo attacco. Bravo nella costruzione delle case. Sì, stavo guardando anche qui. Lui ti ha pulito qualcosina, eh? Lui ti ha pulito un po' di abitanti del villaggio. Ora tu stai finendo quello che deve essere finito. Orca mignotta, Brasaula, Brasaula, sta arrivando dietro di te a pungerti il culo. Attento, attento, cavallo. Molto, molto bene. Oh, minchia, mi sono spaventato. Ah, un altro castello è andato giù. Tanta Brasaula, forse troppo la Brasaula. Mamma mia, appena arrivano, un falcione. Mamma mia, come sto stringendo il culo, ragazzi. Come sto stringendo il culo. Mamma mia, guardate qua, cavallo a manetta. Ma perché il villico da quel tocco in più, no? E gli dice: ma di qua, datemi una mano, vi prego. Aia, eccoli qua, i counter giusti. I counter giusti. Non sono i counter giusti. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Dai, componi in fretta l'esercito. Deve essere composto l'esercito. Bravissimo, fallo tornare indietro. Bravo. Che strategia. Bello, bello. Certo che gli alabardieri sono sempre fortissimi. Sempre fortissimi. Ancora stanno facendo un bel patrol. Va bene. Anche qui se stiamo andando avanti. Arrivano mangani. Oh mio Dio, guys. Questo game è luminosamente lungo. 58 abitanti contro 109. Di qualcosa degli alloggiamenti non se ne vede niente. Monaco che ha preso una reliquia e dice: mo la tengo fermo così. Ah no, a posto. Ma il rosso ha reliquie? No, nessuno ancora ha reliquie. Nessuno dei due. Adesso il primo ad avere la reliquia
e il nostro Neo che la appoggia in un tempio meravigliosamente bello dal punto di vista esterno. Scusatemi. Aia, aia. Non è il caso di arrivare un po' un pochetto avanti con queste truppe, eh? Chiedo, io chiedo, io ho chiesto. Olè! Era ora, era tempo. La partita delle brasaole. Perché come andremo a vedere sicuramente anche il gioco ci dirà, guardate chi ha vinto dal punto di vista militare. Guardate chi ha vinto dal punto di vista militare. Dal punto di vista militare lo score è appannaggio del rosso. Tutto il resto, società, economia, tecnologia e appannaggio del blu. Ma il rosso ha lottato in maniera estremamente coraggiosa. Ottima l'economia da parte di Neo, fantastici i tempismi, mi è piaciuto come si è mosso. Dopodiché la partita non ha avuto sempre un così chiaro andazzo, no, di chi stasse vincendo. Era chiaro che Neo stava prendendo sempre più piede, ma se non fosse stata switchata la strat delle brasaole, penso che avremmo visto un Neo che asfaltava questo Serg Bonchester. Serg Bonchester che voglio rivedere in un altro game. E a proposito, Neo, e a tutti voi, grazie mille di avermi mandato i vostri gameplay.